Dunque, noi cambiamo argomento e ora siamo in compagnia di una donna, un'artista che tutti quanti noi amiamo e tra l'altro lei è stata la prima ragazza dai lineamenti esotici ad aver vinto nel 1996 il titolo di Miss Italia e che da allora di carriera ne ha fatta veramente tanta. Torna qui a Napoli, precisamente al Teatro Bolivar, con lo spettacolo Cose di ogni giorno di David Norisco per la regia di Francesco Branchetti, anche attore, protagonista al fianco di Isabella Giannone e José de la Plaza. Buongiorno alla splendida e bravissima Dani Mendez. Ciao Dani, come stai innanzitutto? Grazie di essere qui con Buongiorno, noi. piacere, buongiorno, ben ritrovati da live, purtroppo Zoom, però avrò modo di venirvi a trovare. Grazie, sì, mi sarò in Noi ti scena. aspettiamo, Ottimo. Dani, infatti siete in scena con Cose di ogni giorno che rappresenta un piccolo affresco familiare in cui tu interpreti il personaggio di Rena, una giovane moglie ma anche madre che ha cercato di trasmettere ai propri figli il valore in cui lei stessa ha sempre creduto. Quali valori? L'onestà, l'amore per la propria famiglia. Come nasce questo spettacolo nella tua vita di attrice? Beh, credo che questo spettacolo è arrivato al punto giusto, al momento della professionale nella mia vita, perché comunque una donna. No, mi sentite? Sì, certo, ti sentiamo forte e chiaro, sì. Completa, perché è un po' complessa dagli altri ruoli che fino adesso ho portato a teatro. E mi preme molto sottolineare, in questo caso, il nucleo familiare, quanto sia un nucleo molto importante dove ha diverse fragilità e quindi mi piace in questo caso nello spettacolo c'è la separazione di un figlio per quello che riguarda, no, il matrimonio, come gestire insomma una separazione, una donna, quindi la mamma, la scelta del proprio figlio di scegliere un altro tipo di amore che non necessariamente del suo sesso, quindi e anche per non mancare anche i tradimenti del proprio marito. Quindi diciamo che, non mi, che è una donna veramente che si prende tante responsabilità. Non so come faccia, però io adoro questo personaggio proprio perché io mi chiedo a volte a fine spettacolo se una ragazza al giorno d'oggi resisterebbe a questo tipo di scelta di Di vita scelta, quasi perché ecco, sacrificale. lei decide di tenere, ecco, di sopportare tutto, di sacrificare tutto, pur di tenere unita la famiglia, e qui il valore della famiglia, però ecco, difficile attualmente. E quindi ti chiedo, Dani, come ti sei approcciata a questo ruolo? Come ti sei preparata anche? Guarda, io credo che ci siano donne ancora ad oggi, e non è che giudico le altre che non possano affrontare questo tipo no, di difficoltà. A me, per esempio, è piaciuto molto, faccio riferimento a un film che io ho amato molto, che è uno dei film di Fellini, dove c'è la Giulietta Masina, adesso non mi ricordo il titolo, dove lei veramente per amore del grandissimo Fellini, se mi viene il titolo ve lo dirò, e mi ha stupito molto, quindi ho riguardato quel film, questo senso di perdono di questa donna, no? Non soltanto in questo caso nella figura dell'uomo, ma in questo caso per me è stato importante. E credo che sia molto interessante capire la fiducia all'interno della famiglia, quanto ci si può fidare, cioè anche da madre, quanto mi posso fidare, quanta comunicazione reale ci sia all'interno della famiglia che non necessariamente deve essere cercata all'esterno, perché quello che sta succedendo. E quindi in questo spettacolo si parla di quello. È una commedia, quindi fa anche, diciamo, un po' dolce amara. E questo è uno degli aspetti che sicuramente mi affascina, quanto all'interno una madre può appunto ascoltare e quindi risolvere i problemi. Sicuramente Dani, il tuo personaggio è molto complesso, ricco di mille sfaccettature ed è anche un personaggio che scenicamente si evolve, tant'è vero si assiste proprio ad un'evoluzione del personaggio in scena. Stiamo parlando della stima, no, che tu hai nei riguardi del personaggio, quindi fuori da te Dani stima e accetta e comprende anche il personaggio, però volendo entrare proprio nel merito della tua personalità, quanto invece questo personaggio rinassomiglia a Dani Mendez? E se sì, in cosa? Beh, Rina
Sicuramente, io essendo madre di una bambina piccola, quindi ancora devo dire che la parte materna verso la famiglia c'è, è molto presente. Devo dire che vengo da una famiglia numerosa, quindi questa unione, questo tenere, nonostante le avversità, quando ci sono dei problemi, ecco, a volte. Ci sono degli spezzoni della famiglia che se ne vanno per conto proprio. Devo dire che questo invece ho avuto sempre dalla mia esperienza familiare, ho sempre avuto, ecco, un supporto dalla mia famiglia. Ah, ecco il film, Giulietta degli Spiriti. Scusate, non mi veniva il Giulietta nome, degli volevo Spiriti, sì. cercare. E quindi. E soprattutto mi ritrovo poi nella scena in cui mio figlio è domenicano come me, quindi vado a ritrovare anche un po' quello che sono un Un po' po' le tue origini, eh? le mie ragioni. Le mie origini e poi no, e poi vabbè, insomma, quante donne, non penso di essere l'unica, i tradimenti, insomma, nella vita reale, ecco, non siamo tutte sante, quindi quello non credo che sia molto lontano, ecco, dal personaggio. E poi niente, poi no, sono ben felice di portarla a Napoli perché Napoli è una città veramente è teatro, ecco, Napoli uguale teatro e questo, e sono molto attenti, quindi anche molto difficile come È un pubblico. po' un pubblico un po' esigente. Noi siamo invece felici di averti qui a Napoli, Danny, e di applaudirti. Tra l'altro, a proposito della tua carriera, io direi che tu sei un'attrice affermata perché ti abbiamo visto in molte serialità italiane e anche ammirata in diverse coproduzioni internazionali a fianco di George Clooney, poi John Travolta, Morgan Freeman, tanti altri, insomma, attori di spicco. Quale delle tante esperienze che oggi Danny Mendes ricorda con affetto? Che possiamo raccontare al nostro pubblico e cosa rappresenta allo stesso tempo per te il teatro e il tuo mondo? Allora, io devo dire che sono una persona un po' versatile, ecco, non mi piace incasellarmi in qualcosa, poi il pubblico giudicherà in quello che sia più o meno brava, però sono sempre stata una out of the box, no? Una fuori dagli schemi, proprio forse parte proprio dalla mia lezione, quindi tutte le mie scelte che fino adesso sto facendo anche a livello professionale sono sempre cose che ho avuto modo di valutare e di vivermele e non solo professionalmente, ma anche proprio la vita di tutti i giorni. Sono esperienze diverse, da ogni cosa imparo in maniera diversa, cioè mi piace il respiro internazionale, credo che sia importante sempre per chi vuole intraprendere questo lavoro o comunque chi vuole, anche se più grande, perché ti dà una possibilità di confrontarti con altre culture e con altri sistemi di lavoro, in questo caso John Travolta, produzioni diverse, quindi è importante essere preparati. Ecco, parlavo prima, lavorare, 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 come ha detto il Javier precedente Colini. ospite. Per me è stato il mio mantra, che continua ad essere, e dico sempre: io sono sempre entrata, diciamo, non dalla porta principale, ma dalla porta, se si vuole dire, di servizio. Ma le porte di servizio, ricordatevi, possono rivelare molte sorprese. Molte sorprese, tra l'altro, ecco, facciamo ancora un passettino indietro con te, Danny, perché sei stata eletta a 17 anni Miss Italia tra mille polemiche e possiamo effettivamente dire che tu hai risposto sempre con sorriso, gentilezza e delicatezza ad ogni attacco. Però oggi cosa pensi quando ti rendi conto che quella tua partecipazione ha determinato in un certo senso una svolta epocale nella storia del costume nostrano? Beh, epocale credo proprio di sì, ma non per la mia lezione, che è sicuramente stato un segno molto importante, ma perché io ho sempre visto l'Italia come un paese molto, innanzitutto che mi ha dato tanto e mi sta dando tanto, ma che è sempre stato aperto è molto curioso come curiosità, ma anche non solo nello spettacolo, perché non è solo Danny Mendes, ma anche in passato c'erano delle grandi figure, diciamo, internazionali, da Edgar Parisi, quindi è un melting pot. Però quando si va a parlare del discorso magari più di diritti, di cose pratiche, è come se a volte tutto questo venisse un po', no, annullato e quindi non c'è una voce reale. E quindi questo ancora un po'.
un po' mi dispiace, nonostante insomma la mia lezione, sono state adesso anche in tutti i campi, che sia diciamo pelle oscura o no, recentemente del calcio sono state delle polemiche, con i razzisti, insomma è una tematica che va veramente affrontata con molta delicatezza dalle Certo. persone che fanno questo tipo di discorsi. Quindi io sono presente e mi batto continuamente per questo tipo di problematica. E questo ti fa onore. Ti va di raccontare con noi un'altra data importante per te? Sì, dimmi. Ricordiamola, il 9 Federica, settembre. la nostra Federica Panicucci di Martina Live. Non sei la prima a dirlo. Danny, dunque, ricordiamo insieme questa nuova data. Il 9 settembre del 2016 diventi mamma della piccola India Nayara. E però ricordiamo che per stare vicino alla piccola e quindi per godertela appieno decidi anche un po' di allontanarti, no? Dalla tua carriera, dalle scene e dei palcoscenici, insomma, anche dai set cinematografici. Come è cambiata però da quella data la tua vita oggi? Beh, io credo che sia cambiata al meglio, nonostante ti dico che al giorno d'oggi ancora la scelta di allontanarsi, ed è purtroppo una cosa che ancora c'è, no? Che la donna non può, magari quando arriva la maternità, deve Deve un po' scegliere rallentare, tra famiglia e lavoro. e quindi ancora molto attivo questo argomento. Ti devo dire la verità, io mi viene da raccontare sempre questa cosa perché mi fa sorridere. Ero negli Stati Uniti quando è nata la piccolina, anzi prima che nascesse, perché non so, a me mi è capitato, ho detto, Dio, momento, non lavorerò più, come farò? E invece mi sono presentata, ho trovato a Los Angeles un'agenzia solo per donne incinta. Quindi sono andata a farmi tutti i provini, perché insomma stavo bene, quindi insomma, ecco, non è che consiglio a persone, insomma, quando c'è una Certo, gravidanza certo. delicata. Però per dire lì non mi sono persa d'animo e sono andata avanti, ho dei bellissimi ricordi. Quindi, ecco, avere quella possibilità di poter essere al momento madre, ma anche seguire i propri sogni è molto importante, perché non è che uno ci si annulla se si diventa madre. Devo dire che io sto diventando una madre più simpatica, forse. Che prima era un po' gna gna. È vero, si può essere madri, si può essere però donne senza per questo doversi annullare. Condivido pienamente il tuo pensiero, ma oggi Dani Mendez ha un sogno nel cassetto da voler realizzare? Se sì, quale? Beh, devo dire, un sogno nel cassetto ce ne sono diversi, però mi piacerebbe approfondire nel caso proprio come un nuovo progetto un dialetto. Io sono un amante dei dialetti e quindi siccome non è un qualcosa di facile, ecco, un attore che amo molto, la vostra terra, Massimiliano Gallo, che trovo veramente straordinario, e poi, vabbè, Salemme, insomma. Mi piacerebbe, ecco, poter interpretare un ruolo dove possa parlare appunto o campano o se no un altro dialetto, perché no? Magari, magari, magari poi verrai a trovarci qui Solo, no? e Vi dice qualcosa, no? Esatto, tra l'altro noi ti aspetteremo qui, magari parleremo insieme proprio in una lingua napoletana, chissà, per presentare un nuovo spettacolo. Grazie davvero Danny per essere stata con noi, sono stata veramente felice di conoscerti, ricordiamo il tuo spettacolo Cose di ogni giorno di David Norisco per la regia di Francesco Branchetti, attore protagonista con Isabella Giannone, José de la Plaza, naturalmente anche Danny Mendez. Grazie davvero, un abbraccione per Grazie a te. voi, mi E un bacio raccomando. anche per tua figlia. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Buona serata, buona giornata. Anche a Grazie a te. voi. Noi ci Buon ritroviamo. teatro. Un bacio. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Restate con noi.